Due giornate dedicate alla Via Appia, l'arteria costruita dai Romani, è considerata una delle più grandi opere di ingegneria civile dell'antichità. Servizio di Pasquale Piscitelli. È difficile immaginare che tra palazzi, incroci, asfalto e traffico, questo tratto della strada statale 7 sia parte del lungo tracciato romano dell'Appia, considerata dagli antichi la Regina Viarum. Collegava Roma con il porto di Brindisi, strategica cerniera per Grecia ed Oriente, tanti luoghi storici attraversati. Dalla Via Appia sono nate tutte le altre strade romane, che hanno praticamente raggiunto i 100.000 chilometri in tutto l'impero di Roma. Per ricordare questa importante opera di ingegneria civile, Appia Day, un doppio appuntamento domenicale nazionale tra i luoghi casertani e l'anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere, la più grande arena al mondo dopo il Colosseo. La pioggia non ferma però questi visitatori toscani e i gladiatori. Qui abbiamo avuto 4 giorni di sole, la prima nuvoletta non ci ha fermato per venire qui. Siamo in vacanza e dobbiamo sfruttare al massimo queste bellezze che ci offre la natura e i ricordi. Non ci ferma niente, nemmeno il coronavirus si viaggia. A pochi chilometri dall'anfiteatro campano e sempre sulla Via Appia, ancora altre visite guidate, tra le quali il mausoleo delle carceri vecchie di San Prisco, una camera sepolcrale di età imperiale. Poco distante, un altro monumento funebre, definita la Conocchia. Oltre alle visite guidate e spettacoli, anche narrazioni, mostre e laboratori. Appia Day si replicherà domenica prossima. Siamo allo sport, fermi i campionati di Serie A e B per gli impegni.